Ciao a tutti, la conoscete questa verdura? Probabilmente qualcuno di voi la conosce, qualcun altro no. Ve la presento io, si chiama la barba del frate o agretti. No, non lasciatevi intimidire da questo nome, questa verdura è molto versatile e gustosa. Oggi la preparerò strapazzata. Innanzitutto laviamo molto attentamente queste verdure ed è un passaggio importante perché, come potete vedere, sono molto sporche di È molto terra. importante spuntare bene questa verdura, eliminando i gambi più duri, perché anche durante la cottura non si ammorbidiscono ed è piuttosto spiacevole mangiarli. Far cuocere la verdura con un filo d'acqua e uno spicchio d'aglio. Mentre la barba del frate cucina, io ho tagliato 250 g di tofu naturale a cubetti piccoli, ho aggiunto della curcuma, del pepe, del sale e dell'olio d'oliva. Adesso mescolo questi ingredienti. Dopo mezz'ora di cottura la barba del frate è pronta. Ho aggiunto un po' di sale e adesso metto in questa padella gli ingredienti che ho preparato prima, il tofu con la curcuma, il pepe e l'olio di oliva. Mescolo tutto cercando di schiacciare un po' di più il tofu, intanto alzo anche la fiamma del fuoco sottostante alla padella. La nostra barba del frate strapazzata in padella con il tofu è pronta per essere servita. La nostra barba del frate strapazzata con curcuma e tofu è pronta per essere mangiata e io naturalmente sono pronta per mangiarmela. Io mangio la barba del frate accompagnata con delle piadine di quinoa e dei biscotti salati di avena. Trovate la loro ricetta nel mio blog vivisano.blogspot.it. Ciao, alla prossima video ricetta!